Ehi, ciao, forse è meglio se ti siedi. Devo parlarti un attimo. Una settimana fa, Bernie è sparito al polo. Lo so, l'ho scoperto ora. A quanto pare il consiglio d'amministrazione ha deciso di non dirlo a nessuno finché le squadre di salvataggio non avessero finito le ricerche. Un paio di giorni fa hanno smesso di cercare. E non l'hanno trovato, quindi hanno dovuto dichiararlo morto. In questo modo possono vendere gli zoo di Bernie. Tutto, dalle antilocapre alle zebre. Non hanno neanche aspettato che la figlia Emma tornasse dall'estero per incassare. Hanno venduto tutta l'azienda al gestore di un fondo speculativo, un certo Dominic Myers. Fidati di me, lui vuole gli zoo solo per ripulirsi la reputazione. Comunque, in pratica, adesso è lui il tuo nuovo capo. Ma non il mio, perché mi ha licenziata. Buona fortuna. So che farai del tuo meglio e che proteggerai gli animali. Ah, oh, eccoti. Innanzitutto ci tengo a dirti che è un vero peccato incontrarci in circostanze tanto terribili. Stimavo moltissimo, Benjamin? Aspetta, no, Bernard, forse non lo sai, ma eravamo ottimi amici. Sarà un grande onore portare avanti il suo lavoro di una vita. Farmi pagare dalla gente per vedere gli animali. Però mi sembri ancora triste. Forse so come risollevarti il morale. Ti nomino responsabile dello zoo. Avrai molte responsabilità, ma per lo stesso stipendio. Ho comprato anche un nuovo zoo di cui dovrai occuparti. Servirà una sistematina, ma sono sicuro che te la caverai. Dovrai soltanto fare in modo che gli animali siano felici, allontanare dei manifestanti fastidiosi, ampliare un pochino lo zoo, adottare un grizzly e una tigre siberiana, assicurarti che lo zoo faccia soldi a palate e superare una piccolissima ispezioncina. Credimi, avrai talmente tanto tempo libero da annoiarti. Dovrai anche fare una ricerca su degli orsi, mi pare. Non ricordo bene i dettagli. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie. È un sollievo non sentire più le proteste dei manifestanti. Non mi avrebbero infastidito più di tanto se almeno avessero pagato l'ingresso. Nonostante quelle perdite, i contabili mi dicono che hai raggiunto la quota di profitto stabilita. Ottimo, il tuo stipendio è al sicuro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Non l'avrei mai detto. Sono davvero colpito. Stai proprio trasformando questo posto, eh? Anche se quell'orso grizzly non mi convince. Speravo fosse più spaventoso. Mi sembra troppo tranquillo. In ogni caso, ai visitatori piace e i peluche a forma di orso sono andati a ruba. Ne sono molto felice. Era un bel rischio in caso di incendio.
Thank you.
Thank you.
La nuova tigre siberiana è proprio bella, eh? Ho sempre amato i gatti, ma non posso averne. Oh, no, non sono allergico. È una questione di immagine. Una persona facoltosa che accarezza un gatto dà subito l'impressione di voler conquistare il mondo. Un incubo per le pubbliche relazioni. Ho già abbastanza problemi così. Comunque, lo zoo si presenta bene, fa un sacco di soldi e ha tanti animali diversi. Eccellente! Oh, hai superato l'ispezione! Hai corrotto l'ispettrice! Scherzi a parte, se l'hai fatto non posso rimborsarti senza fattura. Ti ho fregato di nuovo. Sai, io e te siamo molto simili. Tutti e due sappiamo spremere un dollaro come un limone. È bello che ci sia una mente pragmatica come la tua tra i dipendenti. Dobbiamo assicurarci che gli animali siano felici, ma i contabili devono esserlo ancora di più, soprattutto con tutte quelle scappatoie che riescono a trovarmi. Ti ho fregato di nuovo, eh? Seriamente, qui facciamo tutto alla luce del sole.